E su che si va, che si parte con la notturna di martedì 3 agosto, o meglio anche mercoledì 4 agosto 2021. Siamo in diretta, stanno arrivando 800 messaggi, ovviamente. Ecco, tutte le volte che io inizio arrivano i primi messaggi. Signori in diretta, ore 21, 37 minuti primi, 43 secondi e 16 decimi. Inizia il notturno firmato K. Papà, già, il notturno, Oggi con Coco in regia, poi ho Peppino lo spazzacamino e ho anche il gallo. Tutti dicevano, ma dove è finito Maurizio DJ oggi? No, sono qua, ma sono arrivato veramente cotto, strinato, e infatti le mie amiche tutte preoccupate. Con quest'aria climatizzata sui treni, io sono arrivato veramente in tilt con l'aria, quest'aria climatizzata forte. È un sonno che non vi dico, come questa mattina. Comunque ho deciso di essere qui. Dai su, che così facciamo una prova d'ascolto, potete chiamarci in diretta 345-100-3900 anche per un saluto firmato K Radio. Eccoci qua. Allora, questa tosse è tutt'oggi, incredibile, è iniziato all'alba e vedo che continua ancora. Intanto la Jacqueline mi porta qualcosa, Degustibus, acqua con un po' di Sprite. Ecco, così digeriamo le sarde, perché bisogna mangiare molto pesce. Ecco, tipografo, mi raccomando, domani arrivo, arrivo, prepara il pesce. Bene, buon intenditore, poche parole. Chissà se mi ascolta oggi in diretta, 345-100-3900, Tra un po' attiviamo il numero telefonico, quanto lo dico io, diceva Pippo Baudo, quando lo dico io l'ho inventato. Va bene, signori K Radio, questo è il notturno, ci potete ascoltare sia oggi, martedì 3 agosto 2021, oppure andiamo avanti, io direi di no, perché è meglio andare a letto a dormire, anche mercoledì 4 agosto, Bene, bene, dai, su che ce la facciamo. Anno 2021, ne abbiamo visti tutti i colori, radio che chiudono, televisioni che sono lì vicino a chiudere, non lo so. Intanto invece io so che non sarò solo oggi, Intanto, ecco, vediamo che stanno arrivando i primi messaggi, Oh, bene, bene, questo notturno in diretta, vedo che non c'è nemmeno lo studio 1, Infatti oggi è una sorpresa, È già il terzo, 2, 3, no, è la quarta trasmissione oggi, martedì, Ecco, poi ovviamente dopo finito questo periodo sperimentale, direi su per giù, io direi di iniziare dopo l'Epifania, Adesso vediamo, ogni festa porta via e noi di K Radio arriviamo con la programmazione. Ovviamente un po' è già partita, Più tardi ve la leggo, se fate i bravi, Intanto 21 e 41 minuti primi, l'orologio va avanti, Siamo in diretta, non solo su Spreaker, scritto spreaker.com, ok, in Alessandro, così sai con chi sto parlando, ma anche tramite SoundCloud, YouTube, Facebook, Twitter, e poi siamo ovunque, anche tramite Alexa, chiedeteci di ascoltare, Yoga Network, K Radio, eccetera, eccetera. Prima o poi arriviamo, è certo che arriviamo. Come io oggi sono andato, dove?
Al museo del contadino, ero a San Benedetto, ma che San Benedetto? Dov'ero? Non mi ricordo più, ecco la stanchezza. Ero a San Marino di Bentivoglio, altro che San Benedetto. Deve essere il limoncello che oggi ha provato Peppino, lo spezzacamino che l'ha fatto lui, l'ha dato al gallo che l'ha assaggiato poi anche il nostro cuoco, il nostro regista, e poi la Jacqueline sta tocciando le raviole. Ecco, se la Mary mi sta ascoltando, voleva sapere cosa sono le raviole. Cioè, io sul momento dicevo, ma com'è possibile che a Novara, non conoscono le raviole? Intanto, 345-100-3900, sblocchiamo tutto qui, eccoci. Sentiamo pure anche la voce elettronica, il numero dove potete telefonarci in diretta. Intanto è arrivata anche la prima zanzara, e beh, non manca mai, nel nostro notturno firmato K. Ecco il numero telefonico. 3, 4, 5, 1, 0, 0, 3, 9, 0, 0. Ecco, questo è il numero telefonico dove potete partecipare anche e indovinare un quiz, eh? Magari volete sapere quanti anni ha la Jacqueline? No, ecco, dice di no. 345-100-3900. Intanto noi ci colleghiamo con qualche studio. Cominciamo dallo studio di Vignola. Ecco, lo so, ci sono i bimbi. Sono arrivati i bimbi. E qui c'è una riga gialla, ecco c'è anche, beh, tutti qui, non so, adesso sto attaccando anche la tosse alla Jacqueline, tra un po' facciamo tutto un bel ricovero così, non vuole andare nel ricovero, vabbè. Allora, pronti, pronti, si parte con lo studio di Vignola, ecco io mi sto allontanando perché sto raggiungendo Coca in regia, non so se mi sentite ma... Ecco, messaggi, ancora messaggi. I messaggi devono arrivare sul 345 100 3900. Allora, studio 1, monitoraggio, spero che vada tutto bene. Bene, adesso accendo anche la messaggistica di Messenger. Ecco che così io vedo se va tutto ok, eccetera. Se le voci sono basse, telefoniche. È ancora in fase test, ancora per qualche mese. Bene, K Radio Bologna è così, eh. Allora, cominciamo. Certo, eccola qua, è lei, ovviamente, benvenuta a K Radio. Abbiamo, sì, la numero uno, abbiamo Susi K, direttamente da Vignola, Tutto bene, Pronto? Pronto, tutto Sì, bene? è l'ultimo che chiude la porta, dicevano. Allora, Sei siamo anche qua. la nostra amica. Sì, adesso proviamo a sentire. Ecco, intanto c'è una via libera dal Senato con 204 sì al decreto cybersicurezza nazionale. Ecco, lei ha capito tutto? Ecco, intanto io ancora per l'ex emittente, cioè Note Web Radio, io sto ancora attendendo chi è che mi scrive qua, ecco, le votazioni. Ecco, in particolare di alcuni che mancano ancora l'appello. Però c'è da dire che questo martedì 3 agosto 2021 alle 21:46 minuti primi, 26 secondi e 56 decimi di secondo. Sono felice, contento perché ho sentito Susy K, perché ormai mi stavo addormentando. Una sonda? Non lo so. Cosa dipende? L'amore? Tutto può essere, Ci può stare? tutto può Ecco. essere, chissà che ti combina la Jacqueline. No, ma c'è altra gente, eh? Ci sono altre tre ragazze e poi si è affacciato alla finestra, al balcone. Tu non lo sai, chi si è affacciato al balcone? Un tipografo? Oh, per
E si è quest'ora. presentato seminudo, vabbè, si vede un po' di pelliccio, solo che io non avevo un megafono, dovevo urlare. E dicevo, ma io non posso perché devo andare a una visita. Dicevo, no, ma vieni su che ti faccio vedere. Che cosa mi fai vedere? Che cosa? Sì, le brochure perché ho visto che cercavi gli adesivi di K, eccetera. Beh, adesso? Ho detto, guarda che io ho 8-9 minuti, ma dai, vieni su che prendiamo un caffè, ti faccio vedere tutto. Ma tutto cosa? Che stai dicendo? Ah, poi se passeresti quello che prende il caffè in 8-9 minuti, ci crediamo tutti, eh? Però va bene. Non sono riuscito a dirgli di no. Cosa vuoi che ti dica? Gli altri hanno aspettato. La prima volta io sono arrivato in ritardo 2 minuti e 40 secondi a circa, 2 minuti e 40. Sempre la prima volta nella vita. Io che arrivo sempre primo e ultimo a uscire nei luoghi di lavoro, anche nelle riunioni, anche in stato d'emergenza, eh? Io sono sempre l'ultimo a uscire, anche per la cybersicurezza, eccetera. Cioè, io veramente non capisco più nulla. Ma. Intanto domani mattina mi rivedo con il tipografo. Eh sì, a parte che, boh, io non so, per me sarebbe da fare il fotomodello, lui non vuole, lui vuole fare dei fotolito, boh, non so. E Ah allora, sì. cosa? Ah sì. Allora ci fa gli adesivi. Saremo circondati in parte da Emilia-Romagna, ci darai una mano anche te, di attaccare ovunque, nei pali, anche quando c'è poca luce, pubblica illuminazione un po' assente, i nostri adesivi, ovunque. Questa K vuol dire 20, vuol dire televisione, vuol dire radio, vuol dire tanto, a breve, un laboratorio, sai? Bene, sono contenta. È una mia idea, che mi serve poi l'aiuto di tutti voi, ma anche degli ascoltatori, perché no? Sì, purtroppo sì, la situazione è triste perché, ad esempio, qualcuno sembra, io mi auguro che sia una fake news, vogliono chiudere anche l'FM. Vorrei sentire anche da Maria Grazia cosa ne pensa, eh? Vogliamo sentire? La vogliamo chiamare? Chiamo, chiamo. Ecco, intanto potete intervenire in diretta, siamo in diretta per 2, 3, 4 ore, per questa notturna day, potete chiamare il 345-100-3900. Allora, lo ripete, Susi? 345 Poi? 10 990. No. Negativo. Lo ascolti bene? Ecco. No, ma non ho memoria, io per il numero. Ecco, non va più. Beh, c'è il dottor Torno a Lambrusco. dire. No, beh, te lo faccio sentire un attimo. Ecco, non partiva più. Allora. Niente, non va. Un attimo, che vado da Peppino al spazzacamino, gli tiro le orecchie a Dumbo l'elefantino bianco, eh. Ecco. No, me l'avevo messo in sbloccaggio. Ecco perché non andava. Allora, attenzione, Susi. 4, 5, 1, 0, 0, 3, 9, 0, 0. Ripeta pure. Allora, 3, 4, 5, 1, 0, 0, 3, 9, 0, 0. Bene, e questo numero, cosa devono fare gli ascoltatori o le ascoltatrici? Ecco, Telefonare. allora fai un invito, insomma. Chiamateci, venite una mezz'oretta, 20 minuti in nostra compagnia, dite le Eh sì, perché i nostri notturni radiofonici duravano una volta. 20-25 anni fa, adesso non mi ricordo, anche 30 anni fa, anche 3-4-5 ore, ecco, giusto per dire, e telefonavano tutti, ipovedenti,
persone non vedenti anche, e noi li andavamo a trovare. Pensa che rapporto c'era tra ascoltatore e speaker allora. Questa era K-Radio. Erano dei tempi. Eh sì, che hanno fatto la storia anche delle emittenti, e tra l'altro non si mangiava perché loro erano non vedenti, però una persona una volta non vedente, non mi ricordo il nome, sarà poi lo Studio 1 che lo dice, e beh, ci aveva preparato da mangiare e tanto da mangiare, ti dico anche questo. Ed Beh, era. ci sono delle scuole che comunque gli insegnano come potersela cavare da soli, eh. Ottimo, ecco perché io vorrei sentire Maria Grazia, ecco forse potrebbe essere l'argomento di Io oggi. ho uno zio che è cieco avevo una zia che era poi entrato nel convento delle suore e insegnava ai sordomuti. Vado pure avanti che mentre bevo un sorseggino qua che. Ma ho finito, cioè, ho detto, non c'era altro da dire. Neanche tempo di digerire. Tra un po' chiamo Faustino, guarda, quasi quasi. No, Allora. io tra un pochino vado da nanna perché comunque non sto dormendo benissimo ultimamente. Ah beh, anch'io sono uguale. È da 5 giorni ormai, 4-5 giorni. Si danno un'ora e mezzo, 2 ore, 3 ore per notte, ma boh, non so, con questo caldo, ma tu però hai la ventola, questa pala è No, è qua. proprio una cosa mia. Non c'entrerebbe il caldo. Poi quando mi addormento la mattina dormirei poi fino Vabbè. Allora, adesso sentiamo Città di Castello, così diamo la buonanotte. Sì, che sia già letto, no? Non lo so, oh. Perché so che c'hanno tanti lavori da fare, ma prova, dai, Ci prova, prova, proviamo, volentieri. Ecco, semmai al limite ci manda quel paese, ecco, tanto per cambiare. No, ci guida, se No, vuoi voleva ci sapere anche guida. lei prima, ha detto sì, appena possibile ti chiamo. E allora, Cocco, sei pronta a chiamare? Pronta? Sei pronto a chiamare Marigrazia, ovviamente, da Città di Castello. Ecco, vediamo un po'. Eccola, l'abbiamo trovata, eh? Ehi, come stai? Ecco, c'è un messaggio anche di Elettra Lamborghini. Oi. Mamma mia. Allora, siamo qua. Beh, io sto bene ora, ma prima mi era venuto un sonno, occhi pesanti, con l'aria climatizzata che non ti dico, Cosa ci hanno detto? Si è andato per la visita? eh. Ti ricordi che siamo in diretta mondiale? Scusami. Ecco, abbiamo un ospite, però la gente Dimmi può tutto. telefonare anche su 345 100 39 00 in diretta, eh. Allora, vediamo chi è questa sorpresa, questo cadeau. Buonasera Maria Grazia. È la Susi, la mia cara amica. Mi hai curato tantissimo. Come stai, cocca? Poi ieri ti ho telefonato per la disperazione, ma non mi hai risposto. Non Sono mi è mica stata arrivata la chiamata. Perché? punta da un'ape oppure una vespa che mi è venuto un labbro grandissimo che non ti dico, guarda, stavo Non avevi male, un mamma. cucchiaino ghiacciato da appoggiarci sopra? No, Sì, ci ho messo il ghiaccio, poi dopo la Marilu è venuta, mi ha messo al di là del la... ghiaccio, il cucchiaino ghiacciato aiuta a tirar fuori il pungiglione se ce n'è rimasto Sì, dentro. non lo sapevo. Metallo, Infatti volevo metallo delle ti fa. informazioni da te, Però io allora è comunque. successo questo, avevo scordato di mettere il telefono sotto carica la mattina. Ho fatto il giro di Castelletto dalle 9 alle 4 del pomeriggio, mi si è spento anche il telefono, da sopra non prendeva un tubo e quindi ho fatto danno, ma che non è arrivato che tu mi hai cercato, strano però.
No, ho chiamato al telefono perché ero disperata di quando si prenderà Ah, ti questo shock credo. anafilattico, perché proprio gonfio il dolore che anche la Ma tu gengiva sei non riusciva allergica mai. alle api? Come? Sei allergica alle api? Ma non lo so, è la prima volta che mi punge. Non Allora, se sei sapevo che allergica alle potevo api ti essere allergica. gonfi tutta, ti si gonfia la lingua, ti si gonfia. Stamattina avevo anche gli occhi gonfi, però adesso sto meglio. In Mi quel caso metto lì l'acqua bisognerebbe andare in ospedale che ti danno del cortisone, perché è l'unico. dopo ho messo l'aloe e mi ha fatto molto bene. Sì, però non è il cortisone, cioè per chi è allergico o comunque dà delle reazioni, subito bisogna prendere il cortisone, subitissimo. Comunque respiravo bene, non è che c'è. Ah, ma è successo l'anno scorso quando ascoltavo le 2M, sui montagni, era lì che girava, e gli dicevo ragazzi la mandate via, state, mi fa paura. Oh, meno male che sì che con sé ce l'aveva la mano, perché se no non lo so mica io come la mettevo. Mi sono gonfiata come un pallone. Oddio, guarda. E dicevo, io mi ronzava troppo attorno, questo mi voleva pungere troppo. Manco scappare da Nape però, cioè, è una comica. Il mio fratello come sta? Gli devo telefonare Sta, domani. sta, sta, domani sono là anch'io, guarda, sta, sta. Sì? A che ora posso chiamarlo? Allora, io so che lui domani ha una visita da fare. Se lo chiami alle 8:30 forse, perché se no ti direi serenamente dopo mezzogiorno. È meglio al pomeriggio. Anche, però io non ci sono più. Ah, non ci sei? Solo Allora la verso mattina, mezzogiorno. E la mattina allora verso mezzogiorno, 11:30. Ok. sì. Io dovrebbe già essere rientrato, quindi va bene. Bene, bene. Toc toc, è possibile? Buonasera, Sta signor spuntando in Maurizio. radio. Susi. Ciao, salutamelo. Ciao Mario. Ok. Dai, è andata bene, è andata bene. Stiamo risolvendo. Ho capito, va bene. Buona Farò vedere la serata, controlla a signor Mario, settembre. buonanotte. Ripeto, dai. Faccio l'ultimo controllo a settembre, poi teniamo le dita incrociate, ma dovrei averlo risolto. Va bene, ti saluto, ciao. Un Buona bacione, grazie, serata, Mario. buonanotte, un abbraccio forte. Aspetta, anche Maurizio. Ti saluto anche a te, Maurizio. Eccoci, Mario. grazie. E buon lavoro per domani, sempre carico, di energia. Ecco, Grazie. portiamo avanti il karma, che vuol dire l'amore e l'amicizia, degli umani, ecco, diciamo così. Ma se lo sapevo così, visto che oggi è Maria Grazia, avevo tre dottoresse che mi hanno visitato, io sapevo così, facevo un reggimento. Se me lo Ma sei dicevi, sicuro? delle Sei api. sicuro che Ma avrebbero cosa ti hanno risolto qualcosa. fatto? Cosa mi hanno fatto? Sì. Siamo in diretta mondiale, devo Non dirlo. si può dire, non si può dire, cara. Bip bip. Dai. Immaginatelo. Gastroscopia? No, mi hanno provato la No. pressione. Ecco, va bene. Oh, così dormiamo E non ci tutti. sono mica riuscite. Ecco. Ok, alto o bassa? Alta. Uno. Alta? Sì? Un po' più. Maurizio, ce l'hai alta? Un Centosessanta. pochino, ti ho detto. 100. Mamma mia, è altissima. Ma. È Sei alta un abbastanza. iperteso? No. Sei un iperteso? No, è alta, non va bene, ma
Bisogna, secondo No, me. no, è un po' alta per lui. Secondo me. Va Io bene credo di che varia farti. con l'età, No, però sì. Io devo andare dal dottore domani. Quindi. gli conviene. Io prendo la pasticca perché sono iper, una volta alta, una volta bassa. Infatti, vedi, non è stabile su, sì. La pressione è fatta così. Scende e asma. Ci vuole qualcosa che gli dia stabilità, ecco, che dia un fermino. La pillolina. Sì. Gli diamo la pillolina, Maurizio. Maurizio, Maurizio, ma siamo in diretta adesso? Sì, Sì, affermativo. Sono le facciamo le 22. brave, dai. Sono le 22:02 minuti primi, no, 22:03 minuti primi, 04 secondi e 36 decimi, martedì 3 agosto 2021, sempre firmato il notturno day con la K. Sempre ovviamente. Ragazzi, domani la mia mamma compie 80 anni. No, Mamma, dai, cosa è uno scoop, fare Susi. per pensare? Allora chiamo Faustino che ci facciamo gli auguri che canta. Dov'è secondo te Ah, dovresti Faustino? farlo di pomeriggio però, perché io la mattina sono fino a mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo sono via, non sono con lei. Ascolta, se ci proviamo ora, dove sta facendo le Lei è già a prove? letto? Come? No, è un orario che non va bene ora. Deve essere una sorpresa domani, via. Ma sì, ma che ora è Susi, secondo te, A Faustino? mezzogiorno e mezzo, mezzogiorno e 40. Ah, Faustino, ah, non lo so. Prova a mandargli un messaggio. Perché io domani ho due riunioni, forse una diretta se riesco, e forse devo andare anche dal medico. Cioè, non lo so No, come si quello fa. senza forse. Ah, Quello bisogna che lo metti in priorità. Poi viene il resto. A casa mia. Perché un po' ti preoccupa, eh? Ecco, se il dottor Lambrusco vuole partecipare con noi, 345-100-3900, ecco, io direi 2204 può essere sveglio, ancora, non lo so. Allora, qui mi dicono che dobbiamo chiudere perché siamo in rosso. Altrimenti non si riesce a collegarsi con la rete mondiale. E io volevo affrontare un argomento che secondo me lo tratteremo alla prossima trasmissione. Che dite? Allora, si parla della cecità che era allora nei confronti di oggi. Cosa è cambiato? I nostri ascoltatori in radio ci ascoltavano nei notturni, 3, 4, 5 ore, eccetera. E ci ospitavano a casa loro a mangiare, nonostante che non ci vedevano e non gli hanno mai dato un cane, pensate un po', per costi troppo elevati. Sì, è una cosa quella privata. Tu si tu hai capito qualcosa? Io sì. Non so. Perché ai non vedenti viene dato il cane guida. Esatto. Il cane guida, però, non tutti se lo possono permettere, cioè ha un costo. Sono cani che vengono addestrati apposta per i non vedenti, quindi hanno diciamo, dei corsi da seguire per accertarsi, conoscersi. E dopo tu hai una maniglia con una pettorina e questo cane ti aiuta ad attraversare la strada, ti avvisa insomma di eventuali pericoli. E Bene, allora sì, domani nell'epoca parla di dei questo. tempi, si Maurizio, parlerà. domani parla di questo. Domani l'altro, dipende i medici, dipende dalle riunioni, dipende anche un discorso statale che dobbiamo fare. E il nostro stato, io non lo so, sembra che l'FM dall'8 agosto sembra che stanno eliminando alcune emittenti. Cioè, ragazzi, ecco, sono cose che Mamma io voglio mia. capire se sono fake news, bufale, eccetera.
Ecco, io No, per vado. me è una bufala adesso. Ecco, io Poi più adesso. avanti non lo so, però adesso per me è una bufala. Allora, sono già le 22:07, c'è il cambio ora della guardia. Ecco, in regia non ho più nessuno. Ecco, intanto vi faccio dare la buonanotte dalla Jacqueline. Le ho tutte e due oggi. C'è la Mary Grazia e la Susie K. Prego. Buonanotte. Buonanotte, Buonanotte a Jacqueline. tutti a questo punto. Buonanotte. Io vorrei A andare a tutti e letto. due. A Brava tutti e Jacqueline, due, hai speriamo che ragione. ti fa dormire Maurizio. No, perché Maria Grazia, abbiamo la torta di mele, tu devi Ma pensare te la che... mangi domani. Come la mangio domani? Beh, Oh, no, 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 sì, eh. ma non ci Brava. penso neanche. Cioè, io non lo so, mi No, faccio una brava camomilla. No, no, Giacchi. no, E no, no. tu Ecco, la mangi domani. un attimo perché qui Maurizio, Coco, no, scusate, Coco, hai la mi ha pressione spento gli alta. studi, non vedo più un zidullo. Ecco, ormai mi inciampavo. Mi ascolti? Hai la pressione alta, la torta a quest'ora non la puoi mangiare. Mamma mia, ma quanto mangia? Allora, un Hai attimo. capito o no? Allora, continuate voi due che mi trasferisco giù in lavancusina Ma e no, ma te cambio lo idea. dico, se ci fossi io, te in un mese cambi come il giorno e la notte. Mi diventi la silhouette, dopo te vai a fare il fotomodello, che te lo dico io. Dal fotomodello, quello è il tipografo e non si tocca, eh? Adesso Coco sarà un mio Oh, dipendente, oi. Ecco, magari un giorno che ci stanchiamo signor. del dottor Lambrusco, passa lui, non lo so, di incarico. Scherzo, Va eh? bene ragazzi, buonanotte. No, ma adesso non c'è problema, possiamo andare avanti anche mezz'ora, un'ora, non c'è problema. Rivediamo domani. No, no, vada mamma. No, ma Susi, mi Sì. hai detto che non devo mangiare? Allora possiamo continuare a fare il notturno, Quello che mangia Maurizio scusa. non è mica grasso. Come fai a Appunto, sapere? io sarei già diventata una mongolfiera. Solo a Mamma mia. guardarlo. Dico, tutto quello che dice che mangia non è grasso. Il No, ma grasso dice l'olio. per me dice che lo mangio, ma ne mangerò un cucchiaio di tutta sta roba, perché è No, è un impossibile mangiarla. triangolo. No, no, è un triangolo. Altro che un cucchiaio, quella bella Mamma mia. alta. E dopo te la posto? Dopo ti posto proprio la torta di mela alla Jacqueline. Sì. E anche Susie. Maurizio, guarda su WhatsApp che ti ho mandato la foto di cui avevamo Vediamo. parlato. Allora, adesso qua c'è una comunicazione di servizio. Dal medico senza appuntamento ci sarà da ridere. Beh, chiaro. Allora, ecco qua, Susi. Ma c'è anche Maria Grazia, però. Ah, oi, 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 oi. Sì. Però è Dopo la mando interessante, anche a te, Maria dai. Grazia. Ascolta, tesoro, quanto tiene di peso? Oh, penso che arrivi al quintale. Un quintale. Mamma mia, no. Allora, c'è da Perché dire comunque però, sono fatte scusami, apposta. c'è da dire che non ha dei braccioli. È fatto un po' alla tricche tracche te ballate, eh? Cioè, sto vedendo. No, cosa dici? Jacqueline, vieni a vedere che c'è la ruota qui. Non ho, diciamo, cosa c'è? Sì, vieni a vedere la ruota di sostegno per le persone di forma disabile. Cioè, io questa cosa. No, ma vieni a vedere com'è la ruota che è al mare, cioè mi sembra un po'. Allora, i braccioli non li mettono Perché? proprio per facilitare la messa seduta e tirarla su, perché ripeto, lo fanno due persone. Sì, ma con le ruote, vedi dove appoggia la mano? Non, come sicurezza? Però. Susi, cosa mi hai mandato? Ancora niente, te la devo mandare. Ah, ecco perché io sto guardando, ma non c'è niente. Dovrebbe arrivarti adesso. Ah, mio fratello con la moglie? Sì. E E tu, Susi? No, Maria Grazia, cos'è che mi hai mandato qua? io? Sì. Guardala.
guardala, e ce ne hai due, cioè, guardala. Quale guardo? Guardala, guardala. Quella dei 51 o dei 32? L'ultima. L'ultima? Perché la penultima, no? Cosa me l'hai mandata a fare? No, l'ultima. L'ultima? Vediamo un po', Ah, ho capito. Sì. Va bene, allora. Grazie, Maria, grazie. Bene, così non hai tolto, non hai rivelato la sorpresa. Perché la persona ancora non lo sa, Ascolta, volevo dire invece gli auguri alla mamma della Susi per domani, Cioè, io prenderei già appuntamento domani mercoledì. Va bene alle 18? Ci siete? Sì. Ok. No, dite voi, l'orario, per me va bene. Sì, sì. No, giusto perché così avvertiamo tutti gli ascoltatori in diretta e se riusciamo a trovare Faustino così canta tanti auguri. Non della Raffaella. Io l'ho portata a mangiare fuori, poi gli ho fatto il filmino, gli ho fatto arrivare un tortino col cuore di cioccolata colante, col gelato, la panna montata e la candelina. Quindi abbiamo incontrato tanti auguri. Sì, ma io ho la goccia, vero? Che mi vera, non ho, cioè, e poi dici di non mangiare la torta di mele, la goccia di cioccolato, no, non lo so. No, era il compleanno, scusa, ti ho fatto il filmino così anche se non siamo insieme, domani lo posto, La mamma come si chiama? Maria. Maria. Vediamo cosa riesco a farti. Se me lo dicevi prima, ti facevo fare proprio una maschera elettronica, eccetera. Chissà. Come hai detto che si chiama? Chi? Mia mamma. Ha detto Maria. Ah, ok. Ma perché quando l'hai ripetuto ho capito un'altra cosa, allora è stata anch'io, Marina. Marina, c'era quella canzone. Come faceva Susi? Cosa pensa Marina? Quest'uomo? Marina. Mi voglio più. No, non era Marina. No. Sì, era Marina. Cos'era? Era Marina? Sì, Marina. Mi voglio più presto sposare. Era questa? Oh, mia mamma. Ma non ti conviene. Non ti conviene. No, non mi sposare. Non mi voglio rovinare. No. Non viene rovinato. Sì, ma qui si balla, Cioè, io stavo danzando. Una volta. Canta pure ancora, Tanto Facebook non ti blocca, Gli ho già scritto due righe, pertanto. No, è tardi, qua non si può cantare, ragazzi. Ma però vedi, è molto strano, i nostri notturni iniziavano alle 22 o alle 23. Andavano in avanti fino alle 4, alle 5, alle 6 del mattino, una volta alle 7 del mattino. Stasera, che sera, posso dire così, nessuno ha telefonato. Oh, per pacolina. Allora è un po' preoccupante, la gente cosa sta facendo? Cioè, io lo sto vedendo. Ci sono migliaia di possibilità, tu lo sai a questa domanda cosa rischi di sentirti dire, stai attento quando dici certe cose. Non posso prendere in castagna questa Susi K, non riesco. Che te devo dire? La devo sposare, è inutile, insomma. Esatto. Che peccato che anche lontana, e quello è il problema. Mamma, non so l'aereo. Però il tipografo potrebbe interessarti, Tipografo? Non so se sa ballare. Non so se sa ballare, capito? Perché lui porta invece, più che ballare, porta spasso i cani, ne ha due. Va bene, bravo. Ci siamo conosciuti lì,
mentre tra una passeggiata con due cani, e allora ci fanno i volantini e poi gli adesivi, eccetera, di Kappa Radio. Adesso Maria Grazia, una volta ti vengo a prendere, lo andiamo a trovare a sorpresa lì, la Giacchino. Ah, sì, sì, presto. Beh, presto, con questa presto, pandemia, stavolta... non lo so se riusciamo. Comunque, stavolta siamo a trovarlo noi. Vi invito non ci lascerà mica fuori dalla porta, tu che dici? Allora, la mia amica vuole che andiamo in stazione, me l'ha comunicato... Ancora. Te l'ho detto anche fuori onda, Susi? È sabato. Vuole che è ancora là che ti aspetta? Vuole che ci troviamo in stazione e poi in autostazione. E io qui non ho capito nulla. Adesso io dico, ma dove? A Reggio Emilia, Bologna? Non si capisce niente. Ah, sì, è importante sapere più che altro in quale stazione. No, perché che non giriamo verso l'Emilia. No. Non so da dove arriva lei, ma secondo me è quella di Bologna. Qui non c'è scritto. Dice, se vuoi prendiamo un caffè sabato in stazione, ti va? Dopo un po' dice, vieni all'autostazione. Non so, dobbiamo andare lì in autostazione, poi andiamo alla stazione dopo? Boh, non ho capito. Questo è modello. Devo poi solo domandare. Ok, io vi saluto e vado a fare la notte. Va bene, allora buonanotte. Faccio la dieta. Ah, la do anch'io. Ragazzi, vi mando un bacione a tutti e due, anche alla Giardì, e vi auguro una buona notte. Ascolta, anche comunque a te, faccio cara. La dieta, Faccio la dieta, allora. Sì. Vabbè. Ma giura, sì, giura. Sì, va bene. Però la camomilla la prendo, La camomilla la prendo. Sì, quella sì. Sì. No, quella ci vuole perché devo digerire. Con tutto quel contorno consomè che ho visto, la qualità del territorio, non so. In Italia è un po' strano. Comunque io non avevo capito che ti era venuto sonno dopo che avevi mangiato sotto l'aria condizionata, magari hai fatto un po' di congestione. Può essere. Sì, perché siamo passati dal caldo a una temperatura massima in treno. Cioè, tiene un po' regolata, la temperatura. Sicuramente è stato un po' di congestione, quindi roba calda assolutamente sì. Eccoci. Ma anche due bicchieri. Ecco. Allora, hai capito, Maria Grazia? Ricordati anche te. Ma bella, bella calda, Sì, ma dov'è Maria Grazia? C'è ancora? Io sono qui, sto chiudendo le persiane. Ah no, perché ti vedo in onda, ma sei in linea, ma non ti sentivamo più. Eccoci. Buonanotte a tutti. Va bacioni, bene. Abbracci. Buonanotte. Ciao a tutti. E ciao ringraziamo. Maurizio. Grazie Maria, grazie Susi K. Speriamo di sentirci domani, così facciamo gli auguri anche alla mamma di Susi, la nostra Maria. Speriamo di sentirla anche ai microfoni, Ok? Ok. Va bene, ci proviamo, Kappa Radio è grande. E grande siete voi. Buonanotte. Buonanotte. Ebbene, allora, signori, siamo qua per i saluti, in attesa che uno fa trick e tracket e quell'altro fa tararita rarà. Io vi saluto qua, grazie e alla prossima. Ciao a tutti.